un traguardo tagliato, un traguardo storico raggiunto, ovviamente, e anche questo è un punto di partenza. Certo, abbiamo già detto in passato che questo sarebbe stato un punto di partenza. Partecipare a un campionato nazionale è importante perché ci mette nelle condizioni di poter programmare il futuro e tentare ancora qualche altro salto più qualificato. A Caserta un po' mancava la pallavolo importante e noi ci siamo riusciti, anche se poi tutto sommato le premesse c'erano tutte, gli stessi risultati. Hanno confermato una forza indiscutibile, per cui è stata veramente una grandissima, bellissima passeggiata, credo con un record. Non abbiamo altre informazioni in merito, ma crediamo di aver battuto anche un record storico senza mai essere sconfitti. Questo è un progetto che viene messo a punto da una società che in 3 anni aveva previsto comunque la promozione in Serie B2. Quindi sin dall'inizio, cioè sin da quest'anno, si sentiva nell'aria comunque la voglia, la volontà di ricevere questa promozione. E devo dire che ci siamo riusciti pienamente, anche perché le giocatrici, le mie compagne di squadra erano tutte ragazze che comunque avevano già avuto delle esperienze in questo sport, scendevano da categorie superiori. E nonostante questo, comunque ci siamo amalgamate bene tra di noi, siamo riusciti a formare un ottimo gruppo che poi ha consentito alla società di raggiungere gli obiettivi. E sinceramente io sin dall'inizio ci ho creduto, e già l'anno scorso abbiamo affrontato i playoff, però quest'anno si sentiva nell'aria che la promozione sarebbe arrivata.